Abbiamo comprato una casa. Abbiamo comprato una casa. Paura. Sono nato le chiavi oggi, non pensavamo. Te la faccio vedere. Allora, per questo video mi sento di dover fare una premessa, una cosa che non sapete perché non ho mai raccontato sui social. Allora, io e Fabio siamo insieme dal 2009, i primi anni eravamo a distanza, io a Brescia, lui a Roma, e poi io quando sono andata a studiare a Roma a fare la specialistica siamo andati a vivere insieme, solo che non avevamo molti soldi, eravamo studenti e un po' lavoravamo, e quindi siamo andati a vivere in un seminterrato, letteralmente. Se trovo qualche foto, i miei primi video sono stati fatti lì, perché appunto abbiamo vissuto lì 2 anni in questo seminterrato. Tra l'altro era 50 metri quadri con 2 stanze affittate a altre persone, quindi noi eravamo in una stanza in un seminterrato. Però vabbè, stavamo bene. Questa premessa è per dirvi che Fabio mi aveva, diciamo, promesso che prima o poi avremmo scalato, diciamo, i piani del palazzo, palazzo insomma metaforico. Come vedete qua a Milano siamo al piano terra e è molto bella la casa dove siamo, ci piace tantissimo, ma siamo in affitto ed è, tra l'altro, questa casa è più un ufficio, nasce come ufficio, tant'è che è proprio su strada. Noi abbiamo la camera da letto che dà sul marciapiede e la mattina ci sono le persone che si siedono sulla finestra a chiacchierare, eccetera, quindi ecco, non è proprio una casa vera. Dovevamo andare in affitto qua a Milano, a Porta Venezia, avevo fatto vedere una casa molto bella, però gli affitti a Milano sono folli e quindi abbiamo pensato no, forse è il caso che compriamo casa. E nella stessa settimana in cui dovevamo deciderci se cambiare casa o andare in affitto, abbiamo trovato questo annuncio di questa casa in vendita a Brescia, che è la mia città natale. Tra l'altro, altra premessa, io avevo scritto nel mio diario dei desideri che volevo trovare una casa con tanta luce, 2 bagni, di cui uno con vasca, e una bella cucina, perché anche qua a Milano abbiamo la cucina super super piccola, che è tra l'altro attaccata ai bagni, che non è il massimo. Però vabbè, come vi dicevo, è tipo un ufficio questa casa. E spero siate felici per noi, perché sono tanti anni che cercavamo una casa da comprare e abbiamo fatto sacrifici, tanto lavoro e insomma, ecco. Questo è l'ingresso e può essere una sala molto bella con cucina. Qua c'è tutta la loggia, il balcone, e poi ci sono le camere. C'è una prima camera tutta vetrata con bagno e ripostiglio, loggia. Poi una seconda camera molto bella, molto grande, con bagno con vasca. Piano superiore, qua si può fare un salotto, questo è così. Qua c'è una dépendance con un bagno, con doccia e una lavanderia. Si può fare anche una palestra. Questo è il terrazzo superiore, questa è la vista. Io sto avendo un mancamento perché è la casa perfetta. È pazzesca. È bellissima. Many months later. Io con i bigodini che ho preso a Seoul, perché non ho preso sulla fascia dell'accampatoio, ma mi sembrava un po' impegnativo perché sentite che sono un po' malata. Vedrete delle belle. Come ci sentiamo a riguardo? Io sono... Senti. Allora...
so perché, cioè, da una parte mi sembra già che è nostra questa casa, perché sono vari mesi che ce lo siamo, due mesi, e però ce lo siamo messo nel cuore, perché appena l'abbiamo vista questa casa, subito abbiamo detto dobbiamo fare la proposta, subito, perché dopo averne viste centinaia in tutti questi anni, abbiamo visto un sacco. Appena abbiamo visto questa, è stata l'unica, ma l'unica casa che subito entrambi eravamo, siamo stati convinti di fare la proposta, ma di farla subito. Cioè, noi poi siamo persone indecise, invece devo dire che su questa casa non abbiamo avuto dubbi. E a noi solo case strane ci piacciono. E quindi non vediamo l'ora di farvela vedere, con un po' di timore, perché è sempre farvi entrare dentro una parte personale, però ormai sapete tutto di noi. Quasi tutto. Firma i debiti. Dai, oh, prova a vedere così. Non ti fanno mai firmare. No, no, tutti i crediti diventano una e due. Non ci sono le crocettine. Tutto tu firmi, io non firmo niente. No, dopo firmi anche tutti i debiti. Una qua sotto, che è uguale. Sono andato le chiavi oggi, non pensavamo. Te la faccio vedere. No, perché nel mio diario desideri ho scritto che volevo una casa piena di luce. Lo è. Cioè, siamo qua in terrazzo e ci sono due coccinelle che si stanno accoppiando qua sul terrazzo. Io mai ho visto una cosa del genere. Mai. Sarà un bel presagio? Faremo dei bambini in questa casa? Questa è stata proprio la cosa che ci ha fatto dire prendiamola subito, anche perché, detto tra noi, questa casa costa meno di un trilocale brutto a Milano. Quindi abbiamo detto, siamo nella mia città natale, comunque a 45 minuti da Milano, a Milano teniamo comunque l'ufficio, ma questa piscina chi ce la dava a Milano? Chi ce la dava? Disagio, perché stanno laminando il parquet che diventerà un po' più scuro. Questa è la sala cucina, qua ci sarà la sala, laggiù la cucina. Poi di qua ci sono le camere, prima camera con la sua loggia e bagno, questo diventerà un bagno unico, perché in realtà adesso sono due bagni. Poi, seconda camera, più grande, con il suo bagno. Qua. C'è il suo bagno. Così. I primi mobili. Questi sono i mobili per il terrazzo, perché vogliamo fare Pasquetta in terrazzo. Questo mi domando come lo porteremo su. Bene. E abbiamo iniziato dal terrazzo perché ovviamente avrete già visto nel video che il terrazzo, soprattutto quello sopra, è speciale. Ecco, questa è la casa che abbiamo comprato io e Fabio. Fatemi sapere se vi piace e se avete idea su come arredarla, eccetera. E insomma, commentate, noi vi terremo aggiornati su tutto il processo di arredamento, eccetera. Vogliamo fare anche qualche lavoro perché la casa, diciamo, non è messa malissimo, anzi, messa più che bene, ma ci sono delle cose sicuramente da fare. E nulla. Io insomma ci tenevo a farvi partecipi di questa cosa, e perché siete con me dal giorno 1 quando ancora ero in semi interrato, e niente, mi metto a piangere se continuo, quindi ciao.